Ben ritrovati amici di Yokevoce Italia in questo nuovo video leaks super veloce, perché sto registrando che è un casino. Oggi sono rientrato a scuola, forse molti di voi sono rientrati in questi giorni, chi è rientrato lunedì, chi rientra oggi, chi rientra domani, insomma, boh, rientra tutti a scuola. Mi raccomando, studiate perché è importante, ma anche divertitevi con i vostri amici, uscite, fate conoscenze, fidanzatevi, fate tutto. Però mi raccomando, studiate prima di tutto. Oggi siamo qui su Puni Puni con il nuovo evento. Sarà una roba molto semplice, perché alla fine è un evento merdoso come gli altri. Io che sono sempre i soliti, non mi starò a soffermare, anche perché non ci sono troppe novità. Insomma, è sempre la solita roba rimescolata. E boh, io aspetto un grande cambiamento su questo gioco, ma non credo ormai arriverà mai più. Comunque, questo è il banner che è uscito ieri alle 17. A proposito delle 17, oggi saremo in live, oggi stesso che state guardando questo video, alle 17.30 in live su con Fabio a giocare a questo nuovo evento, che indovinate un po' che cos'è? Una fantastica sling con la freccia. Wow, perché tanto non è mica uscita da poco la sling con la freccia, ma assolutamente no. Ma tranquilli, noi sappiamo già come finirla il primo giorno. Ormai tutti sapete il perché. Comunque, questa è la sling con la freccia, che è appunto, guarda, indica, c'è una bellissima freccia. Wow, c'è la freccia, è più facile. Sì, ma neanche no. Nel senso, allora, boh, rientra a scuola, perché ero, guarda, mi sono svegliato, ho guardato i leaks prima, mi sono svegliato, ho guardato il telefono, la prima immagine che mi è venuta su Twitter, la slinga, ho detto ok, giornata di merda, perché si rientra a scuola e c'è la slinga su Puni. Però ormai gli eventi sono così. Comunque, ovviamente, questa volta ho postato un attimino in ritardo su Telegram perché ero a scuola, quindi ho cercato di postare il più possibile senza farmi vedere dai professori che stavo usando il telefono, però va bene così. Allora, questo è l'Impossible Stage, il triplo Z, con i sigilli. Ormai sono tre eventi di fila che mi fanno i sigilli col triplo Z, e va bene, grazie, li apprezzo. Tanto l'unico bonus sarà quello della sling, sicuro, perché faranno come sto evento che è proprio, mamma mia, lo sbocco. Questi sono i nuovi yokai, proprio easy, non ce n'è troppissimi, anzi forse ne mancano, no, 3, 6, 9, sì, sono giusti, 9. Allora, ci abbiamo questo dragone fulmine, l'altra volta c'era il drago del ghiaccio, stavolta c'è il drago fulmine, bellissimo, triplo Z, un'altra versione di Ryuta, perché mica ne abbiamo 727 di Ryuta, no. Poi sta tipa qua, che è sinceramente l'unica yokai forse decente dell'evento. Questa qui, la tipa di fuoco, che è uguale a questa della tipa lunare, sono identiche. Finalmente Gandalf Whisper, io lo chiamo così. Ma che bello Whisper, finalmente esce dal primo evento che ce l'avevamo lì in mappa. Ho detto, ma quando esce Whisper? Finalmente esce. Il K, triple S. Quest'altro tizio qui, triple S. Il gatto Anakin egiziano, stupendo. Whisper sarà Z, questi altri due Z, Ryuta ZZ, il tizio qua ZZ, tutti gli altri triple S aborti. Questa è la solita moneta di metà evento che uscirà con lo sblocco della quarta mappa. Come sapete c'è il Challenge Stage che vi darà questa mappa, che sblocca la seconda passiva Ryuta, che ancora non so. Questa è la vita degli HP dell'Impossible Stage, tra l'altro carino lo stand, molto molto carino. HP 4,8 milioni, attacco 2600 ogni 3 secondi, 11.000 di contraccolpo e 50 di sfere danno ogni 12 secondi, qua anche in inglese. Counter attack 11.000, damage ball 50 per i 12 secondi, ci sta, sarà fattibile ovviamente con i soliti trucchetti del mestiere che noi utilizziamo, però non voglio dirvi quali. Questi sono appunto degli screen presi da News Puni Puni, che fa gli screen direttamente dalla developer app di Puni Puni, quindi lo ringraziamo, vi metterò su Twitter in descrizione. Allora, questo qua è il dragone, devo dire che è molto bello, cioè è fighissimo. Cos'è in testa? Un'aureola? Cos'è? Un piatto? Cos'è? Bellino. Tribù generosi, questo evento sono tutti quanti generosi, questo evento hanno voluto dare spazio ai generosi e ci sta, perché non è una tribù che tutti utilizzano, ormai le tribù più forti sono i tosti
E i misteriosi, dove è possibile arrivare a ben 10.000 di HP. Anche con i toasti è possibile farlo, ovviamente avendo tutto maxato, passiva al 5, G al 5. Però si può arrivare con 10.000 HP al team. Vorrei farci un video così, se solo potessi. Allora, Ryuta ha una spadona che è più lunga del suo braccio, detto proprio sinceramente. I capelli un po' così, bianchi. Anche lui generoso, un altro doppio Z generoso. Vabbè, i nomi Energy Max non ve li dico, non ve li dico, li state leggendo qui. Tipa molto figa che non so il nome, questa qua è molto carina, devo dire. Cioè, effettivamente, insomma, anche questa qua con i fulmini, tutto fulmine sto evento fulmine. Poi Gandalf Whisper Z, che non è il suo vero nome, tranquilli, però l'ho chiamato io così perché è Gandalf, cioè è lui. Cioè, se mettete lui al posto di Gandalf nel Signore degli Anelli è la stessa identica cosa. Bellissimo. Poi la tizia qui arancione, la tizia qui lunare, che sono due uguali, semplicemente hanno preso paint e mettercela sopra. Questo tizio che cos'è? Cos'è? Non lo so. Poi il gatto egiziano, questo è Anakin egizio, e il K, Triple S. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yokai. Questi sono tutti i nuovi yokai, come ho detto prima, video molto semplice, anche perché alla fine è sempre la solita roba, cioè non, finché non c'è nulla di nuovo, sti video non trovo neanche il senso di farli, però li faccio perché molti magari erano a scuola e non hanno visto Elix. Quindi vi ricordo, la live alle 17:30, massimo alle 17:45, ora vediamo quando startarla. Il video lo vedrete appunto verso le 14, credo, sì. E noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre qua su Puni Puni. Vi ricordo anche di seguire la serie Pokémon di Pokémon Master Blasters 2, mi raccomando, e altre serie di Pokémon in arrivo che abbiamo in programma. Ciao ragazzi, alla prossima!